del mondo del volontariato a favore delle persone che ne hanno bisogno. Io sono Pasquale Marchese, il presidente del CESEVOCA, che è l'ex centro servizi del volontariato. Ora ci occupiamo, è un centro studi per il volontariato di Capitanato. Noi abbiamo risposto subito per quanto riguarda alla vostra iniziativa, anche perché è veramente lodevole l'iniziativa. Ma io do un grazie a tutti quanti, a tutti i partecipanti, infatti, a chi è che veramente sul campo poi opera su queste cose qua. E dico sempre che fare del volontariato, a mio avviso, non si fa del bene agli altri, ma si fa principalmente a se stessi. Bravo, bravissimo. Fare del volontariato... Un applauso al presidente Marchese, che ha proprio in una parola detto quello che è il nostro pensiero. Noi stiamo facendo questo a noi, noi stiamo ricevendo, non stiamo dando, come dice sempre Michele, e un'altra volta mi è rimasto impressa anche Franco dell'associazione Cinofila. E poi è un pensiero diffuso, i volontari diffuso, pensano tutti precisamente questa cosa qua. Bisogna fare un altro salto ancora per eliminare le varie divisioni tra il mondo del volontariato. Noi dobbiamo essere un solo gruppo, un solo corpo per l'interesse della collettività. Bravissimo. E ringrazio Cesare che mi ha voluto qui e a tutti quanti. Parlate tra di voi, diventate forti unendovi, tutte le realtà associative. Grazie, Presidente, grazie. Prego, accetti il nostro pensiero. Ricordo un attestato di partecipazione e un piccolo pensiero, magari piccolo, ma giusto per lasciare un segno. Grazie. No, grazie a voi. Non sono piccoli mai i segni, sono sempre sono grandi questi segni qua, che servono veramente a tutti quanti noi. Grazie ancora. Grazie. Bene, allora io vedo anche Cesare, un grande amico, praticamente una conoscenza, un'amicizia che va avanti da oltre 20 anni. Cesare, a te te lo dico, in confidenza, muoti in breve. Comunque lui rappresenta l'AICS a Foggia, fa tanto, Foggia provincia, fa tanto per il mondo del volontariato. Vi posso dire che è una risorsa incredibile, usatelo, perché veramente è una cosa che vi può fare la differenza. Cesare, grazie, saluto Nico. Breve, vi accetto questo mio pensiero da mio padre. Sarò brevissimo, però permettimi di farti un ringraziamento. E credo che un grosso applauso lo dobbiamo fare noi a lui, non lui a me, perché senza le persone che operano come voi, come Nicola, che mettono su queste bellissime iniziative, non ci sarebbe AIX, non ci sarebbero gli enti di promozione, probabilmente non ci sarebbero momenti di convivialità e di sportività come quello di oggi. Vedo tanti colori, bellissima giornata anche di fraternità, perché lo stare insieme ci accomuna soprattutto con un gesto, con il gesto della solidarietà. Io ringrazio tutti quanti voi e spero che di queste iniziative, di questa Foggia vera, ce ne siamo sempre di più. Grazie ancora a voi tutti. Grazie Cesare, accetta anche tu questo nostro ricordo. Ok, allora c'è un piccolo ricordo anche per la provincia di Foggia. Purtroppo ci sta, tra manifestazioni rinviate, tutto quanto, traffico, qualche incidente, facciamo questo doppio ritiro da parte del sindaco di Stornarella. Un applauso a lui, perché l'anno scorso ha fatto partire questo treno insieme a Cesare, insieme a Marchese, quando un emerito sconosciuto si presentava dovunque e tutti gli dicevano: di che associazione fai parte? Un'azienda, un'officina. Che c'entra? Cioè, da svitare bulloni ci ritroviamo qua. Infatti volevo dire che oltre a Nico, che ha fatto tutto questo, dobbiamo ringraziare la squadra che lavora con Nico, grazie al padre fondatore, che mio padre, Staffiero Antonio Mario, scusate questa commistione famiglia-azienda e volontariato, veramente abbiamo fatto l'impossibile. È proprio grazie a loro che mi hanno dato fiducia, che voi state qui insieme a me e mi riempite gli occhi. Io sono felicissimo, grazie. Massimo, parla tu, no? Buongiorno a tutti. Il vicepresidente della provincia, Rosario Gusmai, sta correndo da Manfredonia verso Foggia. Non so se arriverà sul fil di lana. Comunque io voglio dire, innanzitutto, grazie alla famiglia Staffiero, a tutti voi, perché queste giornate, come diceva l'amico Cesare Gaudiano, ce ne vogliono sempre di più. Quindi io dico ai volontari, a Nico, a tutti i suoi collaboratori, l'onore di aver acceso i riflettori su un mondo con tutte le sue difficoltà, le sue complessità, gioie, dolori. A noi, le istituzioni e tutti coloro che devono supportare queste iniziative, la responsabilità
di non spegnere questi riflettori. Bravo, bravo. Grazie. Bravo Massimo, infatti io dicevo sempre a tutti, facciamo questo piccolo sforzo, perché questa è una vetrina, detto da un rappresentante di una pubblica istituzione fa un po' specie, perché non siamo abituati, lui vabbè come persona prima di tutto è così, come lo vedete, ve lo garantisco, lo conosco da una infinità di tempo. È vero, voi dovete approfittare, dovete seguire i consigli di queste persone, unirvi tra di voi, perché uniti fate più gola al politico, anche quello più scaltro, è brutto da dire ma lo dico, io non ho peli sulla lingua. Io vedo, per esempio, mi ha impressionato l'associazione cinofila di Ortanova, che mi ha fatto piacere farla conoscere a tutti voi, lo stesso per Proloco, per associazioni grandi a Ortanova, ma che conoscono la vostra realtà e voi conoscete la loro, e potete fare sinergia, potete fare rete. Per favore, iniziate a vedere la parola rete tra associazioni come una vera parola piena di contenuto. Fatelo per favore, perché io sto facendo questo col cuore, con la mia famiglia, i miei collaboratori, per questo. Non voglio solo fare festa, voglio questo risultato, perché così diventiamo molto più potenti e molto più efficaci. Grazie Massimo. Ok, adesso è arrivato luogotenente Porrari. Io spero di non infrangere nessuna regola. Io, guardate, il luogotenente Porrari insieme al suo collega qui rappresenta oggi l'associazione Cino, senza diretta, senza niente, lo possiamo dire perché i presenti sapevano di quello che gli aspettava. Loro, guardate, per avere l'onore e il privilegio di avere l'unità cinofila del nucleo cinofili di Modugno a Bari, è un qualcosa che mi diceva Franco dell'associazione cinofilo, poi un giorno mi spiegherai come ha fatto, non lo so. Poi di fatto esigenze di servizio hanno portato a non poter far arrivare i cani qui, in effetti, i nostri amici in divisa a quattro zampe qui. Però poco importa, il pensiero è stato importantissimo, apprezzatissimo, e il fatto di avervi avuti qui per noi è veramente un grande onore. Io vi chiedo in sintesi due parole per dire perché voi siete qui con loro. Allora, intanto grazie a tutti e grazie da parte dell'Arma dei Carabinieri dell'invito. Siamo qui perché l'Arma da sempre è stata vicina alla collettività e alla cittadinanza. Siamo qui per rafforzare il nostro impegno a tutela e a salvaguardia di tutti, in particolar modo dei nostri amici speciali, coloro che hanno la bontà e l'anima pulita e che possono insegnarci a ricordare come siamo e come dovremmo tornare. Grazie. Bravo. Grazie. Grazie comandante. No, non vi punirà nessuno perché vi siete guadagnati voi dell'Arma un posto in paradiso, credetemi. Io mi auguro, anzi qua ci schiereremo tutti quanti incatenati per non permettere questa cosa. Io vi prego di girare questo nostro ricordo al comando provinciale. Grazie. E ce n'è un altro anche comunque sia per il comando nucleo cinofili di Bari, che vi prego di girare con affetto a tutto il personale. Grazie di cuore. Antonio, una foto. Sì, bravo, sì. Ci tenevo comunque. Comandante, prego, una foto. Sì, tenetene una a testa, non ci incartiamo tra gli attestati. Una stretta di mano. Grazie. Ok, adesso grazie ancora, non ci lasciate. Allora, io chiedo adesso. Invito adesso l'altro patrocinante, CIP, Comitato Italiano Paralimpico, e il presidente del CUS, Claudio Amorese, unitamente, insieme, perché dobbiamo bruciare le tappe. Approfittiamo mentre Giuseppe Pinto e Renato Clemente Martino, signori, il padrone di casa, che pure lui, cioè prima ancora del patrocinio, lui fece anche questa fatidica domanda spontanea, ingenua, disse ok, benissimo, per quale associazione sei qua? Io lo ripeto sempre come uno stupido, però è emblematica come domanda, e lui disse ah ok, vabbè, dobbiamo capire, e alla fine abbiamo capito come fare, l'abbiamo fatto e l'abbiamo ripetuto, e mi disse a fine evento, mi raccomando, non ti far passare per la mente di non ripetere questa iniziativa.
Signori, un applauso ad entrambi, Claudio Amorese nell'ordine e Giuseppe Pinto, presidente regionale Comitato Italiano Paralimpico. Claudio, a te la parola. Beh, innanzitutto benvenuti, visto che tu hai simpaticamente detto padrone di casa. Vedere il centro sportivo universitario pieno di gente e coinvolgere tante associazioni, tanti ragazzi, tante famiglie, alcune anche con difficoltà, per me è un onore ricevere questa gente. È d'obbligo ringraziare Nico, credo che qualcuno l'abbia già fatto prima, perché ha avuto un'intuizione interessante, seppur non proveniente dal mondo dell'associazionismo puro. Però la testimonianza di quella bella intuizione, Nico, è la presenza di tutta questa gente, di tutti questi stand. Quindi troverete nel CUS sicuramente un luogo disponibile e aperto a dialogare su queste iniziative, sempre, sia a livello sociale, sportivo, ricreativo, per i vostri figli, anzi per i nostri figli, visto che anche io ho una bimba piccola. E credo che la tematica che sottintende questo incontro sia la ragione più importante dello stare insieme. Perfetto. Il suggerimento dato anche da Nico prima, mentre arrivavo, ho ascoltato Nico, di fare rete tra associazioni è fondamentale, quindi mi trovate pienamente disponibile a far parte di questa rete, se volete anche a, come dire, a dare dei suggerimenti, il mio piccolo contributo. Io oggi sono nella veste di presidente del CUS, non so se è venuto già qualcuno per il comune, no, altrimenti mi era stato chiesto di rivolgere i doppi saluti anche a nome del comune di Foggia, che su queste tematiche è particolarmente sensibile e non ha esitato a fare la sua parte. Quindi vi abbraccio tutti e vi aspetto per le prossime iniziative con Nico e con tutti coloro che deciderete di far prenderne parte. Buona Perfetto, giornata a tutti. Grazie, non andare via, mentre mio padre passa da dietro e ti consegna il nostro pensiero per il CUS e per la città di Foggia. E la Giuseppe Pinto prende la parola salutando brevemente Giuseppe, perché sennò mi Sì, no, assolutamente, volevo solo ringraziarti per aver invitato il Comitato Paralimpico a partecipare a questo importante evento, perché ho detto prima, un importante evento perché siamo tutti alla pari, non c'è né disabilità né normodotate, siamo tutti uguali, lo sport ci rende tutti uguali. Io ho sentito prima l'assessore che diceva, parlava di altre iniziative da poter organizzare a Foggia. Assessore, lancio già la frecciatina. Noi come Comitato Paralimpico il 5 ottobre abbiamo intenzione di organizzare a Foggia esattamente la giornata nazionale dello sport paralimpico, un evento che abbiamo già organizzato 3-4 volte a Bari, 2 volte a Brisone e a Lecce, quindi abbiamo pensato come comitato che questa volta toccasse a Foggia, anche perché lo sport paralimpico parte dalla promozione e là dove c'è bisogno di promozione non ci siamo. Io vorrei intanto che Renato, il mio vice, consegnasse a Nico, dopo averlo ringraziato ancora una volta, il Gagliardetto CIP superabile nel CIP, perché non ci sono barriere, non ci dovrebbero essere barriere da nessuna parte. Grazie, grazie di cuore da quindi, parte e ancora di una volta il nostro team sta fiero. E ancora una volta grazie per averci invitato e tieniti pronto, perché sicuramente ti coinvolgerò nella paralimpica. Fatto un guaio, grazie a fatto te. Un guaio. Allora signori, mentre mio padre consegna questo ricordo, io chiamo il mio presidente, il presidente di Misericordia, il governatore di Misericordia, l'ultimo, poi passerò la premiazione vostra, però io sono sicuro che voi con la vostra grande pazienza abbiate compreso perché ci ho tenuto. Claudio, mi fa piacere se resti qui con me, perché comunque sei il padrone di casa e mi fa piacere che accogli tutti. Allora, papà, prego, lo so, teniamo presente che è appena arrivato da Roma, presa diretta qui. Sì, mettiti là. Allora, stavo dicendo, in pratica mi presento ufficialmente, approfitto per dire sulle parole di Giuseppe Pinto che, previa autorizzazione, se sarà reso ritenuto utile, tutti i vostri contatti saranno girati all'organizzazione di quell'evento gestito dal Comitato Italiano Paralimpico in sinergia con Claudio Amorese qui del CUS, e praticamente chi avrà modo, possibilità, voglia, volontà eccetera potrà partecipare. Ecco, mentre arriva, dicevo, il mio governatore, perché io sono onorato di essere parte della Misericordia di Ortanova, un confratello di Misericordia Ortanova da alcuni anni, e lui rappresenta il governatore della mia associazione del cuore, non perché la vostra le vostre associazioni non mi sensibilizzino, anzi sono innamorato di tutti voi. Rino, giusto un saluto breve, perché io ogni volta che dico saluto breve mi bestemmiano.
è un ringraziamento. Ringrazio tutti quanti per la partecipazione a questa manifestazione. Nicola, come vedo, è molto coinvolgente, mi ha costretto a venire qua, veramente, mi ha costretto. Non dire così. Mi ha telefonato pure ieri sera. Bravo Nicola! Bravo lui che comunque a lui, e lo diciamo, il responsabile di protezione civile Carlo Festa, che comunque aveva tutt'altro, ha stravolto tutto e ti ha portato qui da me. Grazie. Grazie di cuore. Grazie a tutti i ragazzi, grazie a tutti voi. Non mi dite le parole che non vi saluto uno a uno. Adesso vi citerò. Grazie Rino. Accetta questo ricordo da parte nostra, perché essendo la mia associazione di appartenenza all'inizio fu parte delle persone a cui chiesi la raccomandazione. Spero non sia illegale chiedere una raccomandazione per fare questo. Vi ringrazio per la bellissima giornata che ho passato a stare con voi. Siete tutta gente solare, veramente gente solare. Grazie a te. E vi saluto con il motto della misericordia: il Dio ve ne renda merito. Il Dio ve ne renda merito. Che si ricollega alla frase in cui Marchese diceva: io mi arricchisco.